Il sangue del cordone ombelicale è ricco di cellule staminali emopoietiche e può essere raccolto dal cordone ombelicale e dalla placenta al termine del parto. L'espressione cellule staminali emopoietiche si riferisce a una popolazione cellulare in grado di dare origine a tutti gli elementi corpuscolati del sangue periferico. Le cellule staminali emopoietiche contenute nel sangue del cordone ombelicale sono in grado di generare globuli bianchi, rossi e piastrine esattamente come quelle del midollo osseo. Il sangue cordonale raccolto immediatamente dopo il parto consente di utilizzare in modo appropriato un elemento biologico la cui relativa immaturità immunologica consente, fra l'altro, di superare ancorché relativamente le tradizionali barriere di compatibilità, permettendo di effettuare il trapianto anche tra soggetti non perfettamente compatibili, come invece è necessario per le staminali emopoietiche d'adulto. L'unità di sangue cordonale, dopo la raccolta in sala parto, viene inviata alla banca, dove viene sottoposta a una serie di controlli specifici per verificare l'idoneità alla conservazione e definire le caratteristiche immunologiche finalizzate all'analisi della compatibilità fra donatore e ricevente. I dati relativi alle unità cordonali conservate presso la banca vengono trasmessi poi al Registro internazionale dei donatori di midollo osseo, che rende visibili tali dati in tutto il mondo. In Italia, le banche di sangue cordonale, istituite esclusivamente all'interno di strutture pubbliche, svolgono la loro attività in base a standard di qualità e sicurezza definiti a livello nazionale e internazionale. Il sangue da cordone ombelicale è donato per essere messo a disposizione della collettività. La donazione è volontaria, gratuita e anonima. Le banche presso le quali sono conservate sono strutture pubbliche e fanno parte del sistema sanitario nazionale. La raccolta e la conservazione non comportano alcun onere per la donatrice e per la famiglia. La donna che intende donare il sangue placentare dovrà dare il proprio consenso prima del parto e comunque prima del travaglio, firmando un apposito modulo di intento alla donazione ed impegno a rendersi disponibile per un prelievo di sangue al momento del parto e dopo 6-12 mesi dall'avvenuta donazione, necessario per escludere malattie infettive in atto e in incubazione. Dovrà dare anche il consenso alla raccolta dei dati sanitari personali e familiari e all'esecuzione di test genetici sulle cellule del sangue placentare, al fine di identificare un'eventuale malattia trasmissibile. Inoltre, come avviene per tutti i donatori di sangue, la donatrice dovrà sottoporsi a un'intervista per raccogliere la propria storia medica familiare e personale, quella del padre del bambino e dei familiari stretti, al fine di escludere il rischio di trasmissione di malattie infettive o ereditarie. Il questionario va compilato sotto la guida di un operatore sanitario e ricontrollato al momento della raccolta. La raccolta del sangue placentare non presenta alcun rischio né per la madre né per il bambino. Essa viene effettuata durante il parto, dopo la nascita del neonato e in assenza di complicazioni. La raccolta è possibile sia in caso di parto spontaneo sia in caso di taglio cesareo. Il prelievo avviene dopo la nascita del bambino e dopo che il cordone ombelicale è stato clampato, mediante tecnica sterile con ago collegato ad un'apposita sacca dedicata. Si consiglia di avvisare tempestivamente il personale ostetrico al momento del ricovero in reparto dell'intenzione di donare il sangue placentare al fine di organizzare la raccolta, compatibilmente con le esigenze di servizio assistenziale. Il sangue raccolto viene inviato alla Banca del Sangue Placentare di Torino. Prima di essere imbancato deve essere analizzato per valutarne volume, cellularità e sterilità. Le unità imbancate saranno catalogate e saranno disponibili per i malati dopo la loro validazione, cioè solo dopo che la donatrice, contattata direttamente dalla banca, avrà effettuato un secondo prelievo per i markers infettivi, dopo almeno 6 mesi dal parto. I dati, inseriti in una banca dati internazionale, permetteranno di stabilire in tempi brevi se le cellule staminali di quella unità donata sono compatibili con un eventuale ricevente malato. Questo tipo di donazione è fortemente raccomandata da tutta la comunità scientifica internazionale ed a spese del Servizio Sanitario Nazionale. Per ulteriori informazioni puoi chiedere alla tua ostetrica o al tuo ginecologo.